Benvenuti alle notizie di oggi. Una 66enne di Tramutola è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre passeggiava alla periferia del paese, alla guida dell'auto una ragazza. Con il fondo stradale bagnato ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta, dove stava camminando la vittima che è stata scaraventata contro un muro. Incidente sulla corsia sud dell'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Lauria. Grave il conducente dell'auto uscita fuori strada. Riapre il servizio dialisi all'ospedale di Venosa. Sono risultati a norma gli esami di controllo delle acque di dialisi, per cui il servizio offerto presso il presidio ospedaliero di Venosa può riprendere in tutta tranquillità da martedì 9 agosto. Resta il problema della carenza di medici, il cui reclutamento, sia con avvisi che con concorsi, non dà esito positivo. Il tempo di domani. Correnti più fresche favorirà la formazione di rovesci e temporali lungo la dorsale appenninica. Nel corso del pomeriggio temperature in lieve diminuzione.